noi avevamo e maschi anche gli altri. Condanna dei mandanti politici e dei sobillatori mediatici responsabili della militarizzazione delle forze dell'ordine in Valsusa, presentato dal collega Bono e il collega Biolè. Il dibattito, io voglio che si rifletta anche alla luce dell'articolo 71 del nostro regolamento in merito all'ordine del giorno presentato dal signor Davide Bono. Allora, signor Bono, come lei, il sottoscritto e 57 colleghi, è un consigliere regionale, ed è il primo aspetto. La seconda questione, l'articolo 71. L'articolo 71, Presidente Carossa, innanzitutto la Presidenza ha ritenuto di ammettere questo ordine del giorno perché ovviamente sostanzialmente è un ordine del giorno che comunque parla degli argomenti per cui siamo convocati quest'oggi. Non sappiamo ancora se la pone. Presidente, lei quindi pone la proposta di non discutere questo ordine del giorno quale questione pregiudiziale? Questa è un'assemblea legislativa. Io credo che qui tutti, ma proprio tutti, debbano avere diritto di esprimere nella massimissima libertà le proprie opinioni, comprese quelle che io totalmente rigetto del Presidente Bono. Quindi dell'ultimo ordine del giorno, condanna dei mandanti politici, dei sovvillatori mediatici, eccetera, a firma del Presidente Bono. Presidente, nel frattempo io l'ho letto con attenzione questo ordine del giorno. Siccome è un ordine del giorno un po', come dire, lo dico qua all'onore del mondo, di cui il Presidente si è preso anche la responsabilità di averlo ammesso alla discussione, non è che glielo ho concesso, l'ho fatto con convinzione, questo è evidente. Chi aveva proposto una questione pregiudiziale l'ha ritirata, la inviterei, mi scusi se mi permetto, è irrituale, a illustrarlo insomma in modo consono a quest'Aula, come sono certo vorrà fare, condividendo questa mia raccomandazione, di cui mi scuso anticipatamente. Prego. Delle raccomandazioni, ma ovviamente all'interno ci sono tutti dati inoppugnabili che sfido chiunque dei presenti a smentire, e quindi siamo pronti a qualunque risposta nel merito dei dati. Scusi se la interrompo, dove dice ad esempio che la legge elettorale come modificata da Calderoli è una legge incostituzionale, che viola il principio dell'elezione diretta dei rappresentanti politici nazionali generando un Parlamento nominato ed abusivo, le ricordo che il Presidente della Repubblica l'ha affermata e che nessuno ha per esempio sollevato un'eccezione di costituzionalità, e che è legge dello Stato vigente. È stata sollevata, ma non è stata ancora data una risposta, è stata sollevata, poi ovviamente è un'interpretazione da parte dell'estensore dell'ordine del giorno. Se non si lascia più neanche la possibilità di dare delle interpretazioni su quello che sono qualche cosa che sono abbastanza chiaro a tutti, poi insomma se siamo favorevoli. Comunque andiamo avanti, Presidente, la ringrazio, anche se i suoi interventi sono, come ha detto lei, un po' irrituali, ma se vuole dibattiamo poi in privata o in privata sede successivamente. Non... Per favore, prego, continui. Gentili colleghi, non tiriamo in mezzo le forze dell'ordine, perché con questo ordine del giorno io voglio che siano ascritte le responsabilità a chi le responsabilità devono essere date. Quindi questo florilegio di solidarietà alle forze dell'ordine a me suona un po' sospetto. Mi suona un po' sospetto soprattutto se consideriamo la storia di alcune delle forze politiche e dei rappresentanti di queste forze all'interno delle istituzioni. Quindi non tiriamo in mezzo le forze dell'ordine con solidarietà, non solidarietà, eccetera. Hanno svolto un mandato che gli è stato dato dal governo, quindi in questo caso dal Ministero degli Interni. Certo, qualcuno di loro ha sparato i lacrimogeni ad altezza uomo, qualcuno ha lanciato, ci sono i video dei lacrimogeni, delle bottiglie di birra, delle pietre dal viadotto, qualcuno ha preso un ragazzo di Bologna
e la sembra, perché non penso si sia fatto male da solo, e l'hanno... E beh, è un'opera, consiglierti la mani, è un'opera internazionale che serve per, per togliere dall'isolamento il Piemonte, quindi è ovvio che possono venire da tutta l'Italia. Favore, alcuni di questi hanno massacrato un ragazzo nonostante fosse già a terra, certo, questo è successo, però non mi sento di condannare le forze dell'ordine, perché? Perché ovviamente hanno eseguito un mandato che è stato tra l'altro... pompato mediaticamente, sono stati, come dire, l'ambiente, l'aria è stata saturata da, illazioni, paure, è stato fomentato veramente il clima, esasperato dalla politica, come ho detto precedentemente nel mio ordine del giorno, e da molti, molti dei media, in cui sono state fatte dichiarazioni al limite del ridicolo, dell'assurdo, parlando appunto di brigate rosse, di questi black bloc che arriverebbero da chissà dove dall'Europa. Stranamente i black bloc riescono sempre a superare tutta l'intelligence dei paesi, arrivare nei paesi dove ci sono le manifestazioni, non venire fermati, fare quello che vogliono e poi andarsene via. Non vengono mai neanche fermati né identificati, ma vabbè, probabilmente sono carenze della nostra forza dell'ordine, perché da Roma non arrivano abbastanza fondi per gestire l'archivio appunto di queste persone pluripregiudicate che sono schedate, che comunque riescono a superare tutte le barriere e tutti i controlli che vengono fatte dalle solerti forze dell'ordine. Ma c'è anche il discorso della violenza psicologica verso questi operai, verso questi lavoratori, che hanno solamente la colpa di voler e di dover, io sottolineo a differenza di tanti, di troppi delinquenti, di dover lavorare per portare il pane alle loro famiglie. E questi lavoratori si ritrovano troppe volte in una situazione di isolamento, di attacco psicologico anche dei loro paesi, e questo secondo me è da denunciare, perché non è assolutamente corretto, è assolutamente una violenza che è da denunciare. Io non voglio fare dei paragoni e degli accostamenti che non sono opportuni. Però certi isolamenti, mi ha fatto molta impressione un'intervista a uno di questi lavoratori che vive da anni in uno di questi paesi della Val di Susa, e sentir dire in questa intervista che lui è isolato, che tanti, non tutti per fortuna, non tutti, i suoi concittadini lo guardano male, lo isolano, cosa mi ricorda tanto l'isolamento di chi era contro la mafia in certi paesi del sud. Ce lo ricordiamo tutti, quell'isolamento che era quello che ammazzava prima che i proiettili, che ammazzava prima che la lupara. Attenzione, attenzione a questo, bisogna riflettere su questa violenza. E dicevo appunto, dare dei mafiosi ai valsusini, a persone che lavorano, a persone che la sera sacrificano il loro tempo per incontrarsi, fare riunioni, studiare i dati, studiare i documenti, fare ricorsi al TAR, è un qualche cosa di assurdo, ed è ancora più assurdo se andiamo a vedere quelle che la giunta ha autorizzato come le ditte che devono fare la recinzione del cantiere, di cui una, lo sapete benissimo, è l'Italcoge. L'Italcoge, come ho già detto in un'interrogazione, dal 1974 attenzionata dalle procure di Mezza Italia, dalle procure del Piemonte, dal nucleo investigativo antimafia, della DDA, eccetera. Perché? Perché ci sono state anche delle sentenze a carico di almeno uno della famiglia di Lazzaro, degli emigrati, o meglio si chiamano dal confino, calabresi e ndranghettisti. Ora, ovvio che dallo zio al nipote non si può per proprietà transitiva dire che tutta la famiglia è ndranghettista, ma sicuramente tra queste aziende, questa è la Martina, che erano fallite, che non stavano pagando i dipendenti, che hanno lasciato delle opere di sovrappassi sulla linea ferroviaria a metà, dovevamo proprio scegliere quelle. Quindi respingiamo con forza qualunque possibile l'azione, che è veramente assurda, di contiguità o di atteggiamenti mafiosi da parte dei valsusini, e rimandiamo al mittente. E io dico e rispondo che sinceramente sentire, come ho detto prima, questi discorsi, solidarietà, organizzazioni eversive, paracriminali, da un partito come la Lega Nord, che è un partito incostituzionale, perché nel suo statuto dice che vuole la secessione come finalità, quindi state violando la Costituzione.
state violando, perché la Repubblica, l'articolo 5 della Costituzione, dice che uno è indivisibile, quindi noi non dovremmo neanche stare a parlare con voi, che rappresentate un partito incostituzionale. Un partito incostituzionale, quindi quando toglierete dal vostro statuto la secessione, parlerete di federalismo come adesso state con un'azione cosmetica parlando, potremo discutere. E poi da Maroni, che è stato indagato nel 1996, condannato in primo grado, in secondo grado a 4 mesi e 20 giorni, perché era capo delle guardie nazionali padane, che era un'organizzazione considerata paracriminale e eversiva, non se ne vada tiramani, perché questa la storia la deve imparare. Non si può sentire una frase così, sentire dire che lì c'erano organizzazioni paracriminali, perché anche se ci fossero state, ma non c'erano, sentirle dire da chi ha una trave nel suo occhio 10 volte tanto, forse magari un po' fuori luogo. Ma tant'è, questi sono i ministri che ci ritroviamo in Italia, quindi quando vogliamo parlare di dialogo, quando vogliamo parlare di discussione con la politica, è con queste persone che ci dobbiamo confrontare, con un Parlamento abusivo di nominati, con una legge che ha fatto Calderoli, con una legge che riteniamo fortemente anticostituzionale, perché la possibilità di eleggere direttamente i propri rappresentanti parlamentari non c'è più, e che nessuno delle forze presenti in Parlamento vuole cambiare, solo a parole. Quindi stiamo parlando del nulla. Prima di parlare veramente di democrazia, di tutela e solidarietà alle forze dell'ordine, rispettate la legge voi per primi, ponetevi voi nella legalità. Grazie Presidente. Grazie.